Da qua sono arrivati gli scontri. Oh, santo cielo. Io devo. Avevo una gran voglia di soffocare la ribellione. Mi chiedo soltanto se questo sia dall'inizio. Cioè, massacrare tutti i coloni? No. Attirarli qui, promessa di utopia. Per poi derubarli tutto ciò che avevano. Beh, stiamo parlando di un branco di pirati. Già. Sembra troppo diabolico persino per dei pirati. Eccoci qua. Forza. Stai bene? Sì. Wow. Benvenuta nel quartiere di Avery. Bel posticino. Non fosse per i cedimenti strutturali e i danni dell'acqua. Beh, devono avere problemi con gli scarichi. Qui un idraulico farebbe fortuna. Bene, allora. Sembra che qualcuno abbia fatto saltare la diga e allagato tutto. L'avevo dimenticato. Sei bravissima. Ok, secondo te qual è quella di Avery? Dovessi scommettere, direi quella. L'unica ancora intatta. Beh, anche tu non sei male. Sai, ho un po' di esperienza. Ho letto qualche libro. Merda, merda. Cosa? Che c'è? Porta principale. Bene. Sam. È ancora vivo. Sì, per ora. Andiamo. Occhi aperti, sento puzza di shoreline. Certo. Di qua, attenta alla testa. Qualcuno ce l'aveva con questo tizio. Venga. Ah, un'altra annotazione antica. Ah, si sono fatti la guerra tra di loro. Probabilmente. Merda, la shoreline. Elena, stai giù. Li ho visti. Ehi, non ci hanno visto. Non capita spesso. Già. Complimenti. Grazie. Anche a te. Merda. Che accidenti di uomini hai portato da lì? Quella donna... spero di no. Per il bene di Sam. Questa è un'impiccata. Guarda, qui c'è qualcosa. Era destinata a Richard Hunt. Firmato Adam Baldridge. Bene. Oh cazzo. Perfetto. Deve andare peggio. Stai bene? Sì, sto bene. Tu? Oh, di nuovo bagnato. Ecco, con qualche rigido. Ho fame. Mangerei qualcosa. Per il resto, sto bene. Sì. Oh. Ok. Paz, dobbiamo andare.
Forza, tagliamo attraverso la villa. Sì. Dietro di te. Sì, speriamo solo che non sia troppo tardi. C'era il cannone all'ingresso questo. Ehi, guarda, questi cannoni sembrano in qualche modo riadattati. Già, presi improvvisati. Forse non si aspettavano di farsi la guerra. Immagino di no. Guarda, il sigillo di Thomas Tew. Quindi questa è la sua villa. Comandante in seconda, quasi in cima alla gerarchia. Minchia. Santo cielo. Siamo arrivati alla festa. Mi sa che siamo in ritardo. Ehi, Nate. Guarda qua. È un altro sigillo. Oh mio Dio. Che c'è? Sono loro. Elena, sono i capitani pirata che hanno fondato Libertalia. Sono morti tutti qua. Che diavolo è successo qui? Sono avvelenati. Beh, non sono della scientifica, ma direi... alcol scadente? Probabile. Pensi sia stato una specie di suicidio collettivo di un culto pirata? Non credo. Non è da loro. A nome di Lord Avery siete invitati nella mia villa domani al tramonto. È finalmente giunto il momento di cessare le ostilità e radunarci sotto il vessillo di Dio e della libertà. Firmato Thomas Tew. Tu che dici? Thomas Tew e Henry Avery. Gli anfitrioni sono scappati senza sparecchiare. Non molto elegante da parte loro. Bene, quindi questi hanno scatenato una vera rivolta decidendo di tenersi il tesoro. Avevano eliminato i coloni, ma avevano questioni tra loro. E suppongo che le cose siano incasinate. Quindi Avery e Tew invitano gli altri qui per... come diceva? Cessare le ostilità. Cessare le ostilità, sì. Avery propone un bel brindisi. Addio alla libertà! Per mille balene e tutto. E tutti bevono un sorso. Tranne loro due. E in un attimo, il tesoro di Libertalia diventa proprietà esclusiva di due uomini. Erano i più grandi pirati della storia. E sono tutti morti. In un istante. Tutti a questa tavola. È incredibile. Già. Ehi, mi spiace. Io... mi spiace. Tutto ok. Quindi, visto che i nostri anfitrioni non sono alla villa di Tew... dovremmo andare da Avery. Già. Andiamo. Ecco, per i posteri. Andiamo.
siamo ufficialmente all'interno della villa di Henry Avery. Ehi, la Shoreline ha barricato la porta principale. Bene. E si è lasciata dietro delle impronte di fango. Vediamo dove conducono. Le orme conducono a questa porta. Cavolo, è bloccata dall'altro lato. Perché bloccare la strada, a meno che... abbiano trovato qualcosa. Aiutami a sfondarla. Sì. Porca troia. Merda! Shota! Vediamo qua cosa si nasconde dietro la porta numero 1. Oh, ciao. Ehi là. Cos'è? È una lettera firmata da Avery. Davvero? Leggila. Miei fedeli sudditi, mentre il sole tramonta sul nostro glorioso paradiso, dobbiamo impegnarci a preservare le nostre ricchezze. Più il traditore conosce i nostri segreti, dobbiamo agire in fretta, distruggere la diga, purificare New Devon. Ci siamo. E trasferire il tesoro sulla mia nave attraverso il passaggio. Più Avery si scontrarono. Sei sorpreso? Non più di tanto. Tieni. Grazie. Troviamo quel passaggio. Allora. Nate. Sì, trovato qualcosa? Credo di sì. Va bene. Per fortuna hanno già fatto tutto loro. Come hai fatto? C'è un'impronta sanguinale in corrispondenza di Libertalia e l'ho... premuta. Ottimo lavoro. La lettera diceva che Avery voleva trasferire il tesoro sulla nave. Già. Pensi che il tesoro sia ancora sull'isola? Penso... penso che non abbia più importanza.